L'impegno dell'esercito per i cittadini premiato all'Aquila. La gloriosa bandiera di guerra del 9° Reggimento Alpini, decorata con la Croce d'Argento al merito dell'esercito per le attività di soccorso prestate in occasione dei terremoti del centro Italia nella tragedia di Rigopiano. Una cerimonia militare toccante, celebrata al termine di una partecipata sfilata che ha chiuso di fatto il terzo raduno, ricordando il battaglione Alpini L'Aquila, organizzato in maniera ineccepibile dal comitato organizzatore presieduto dal dottor Giampaolo De Rubes e dall'Ana Bruzzi. Custode della prestigiosa onorificenza, il comandante del nono, il colonnello Marco Iovinelli. Un discorso il suo che ha toccato le corde dell'emozione quando, rompendo il rigido protocollo istituzionale, ha voluto rendere omaggio alla memoria dei suoi genitori che non ci sono più, abbracciando idealmente la sua famiglia, ma abbracciando tutte le famiglie degli uomini e delle donne con le stellette, rivolgendo il suo pensiero poi ai morti del terremoto dell'Aquila e al maresciallo Luca Polsinelli, uno di loro caduto a Kabul. Il suo papà c'è sempre, in ogni cerimonia alpina. E poi il ruolo dell'esercito italiano, che è sempre più caratterizzato da una duplice capacità di intervento, sia in ambito operativo, sia nelle complesse attività a supporto della popolazione, nel campo della sicurezza e della protezione civile. Una componente fondamentale nella gestione delle crisi scaturite dalle calamità naturali, e questo grazie all'elevato grado di preparazione degli uomini e delle donne in divisa e grazie ai mezzi a disposizione. La presenza in città del battaglione Vicenza ne è un esempio, creata ad hoc per fronteggiare questo tipo di emergenze. Ricco di spunti e emozioni anche il discorso del generale di divisione, vicecomandante delle truppe alpine Marcello Bellacicco. Voi, gente d'Abruzzo, ha detto, mi avete fatto capire fino in fondo cosa significa identificarsi in un'istituzione. Vado via con emozioni, sensazioni e con una motivazione ancora più grande di quella che avevo quando sono arrivato. Parte fondamentale della giornata la sfilata, alpini in armi, alpini in congedo, associazioni combattentistiche, un bel mix tra la virtuosità delle associazioni e la parte operativa, il folklore tipico dei raduni, barbe colorate con il tricolore, abiti d'epoca e biciclette, le tradizionali camicie a quadri, i cori alpini e Colle Maggio, la basilica vestita a festa con il tricolore. C'è anche quello dei 99 metri che è stato portato e sfilata dall'associazione Iemonnanzi e la messa a Colle Maggio in cui il cardinale Petrocchi ha ricordato i caduti. Dal raduno un messaggio di pace, quello più vero ed autentico, con la Maina Bandiera che dà l'arrivederci al prossimo anno.